questo è un giorno dei tanti, quelli in mezzo alla settimana, quelli che dobbiamo stare attenti, che dobbiamo mangiare bene, che siamo andati in palestra, dobbiamo andare in ufficio, dobbiamo andare a lavorare, che ci mangiamo. Allora, e la maggior parte delle volte casca qui, proprio qui, qui, sul petto di pollo. Ecco, io me lo sono fatto macinare, me lo sono fatto macinare una sola volta, poi che faccio? Ho tutti questi ingredienti, ma sono gli ingredienti che mi sono avanzati dal frigorifero, quindi ho un po' di rosmarino gelo, delle olive denocciolate, poi gli spinaci, un po' di pomodoro secco che ho tagliato a pezzettini, cipolla e pane. Quindi, che cosa faccio? Così. Allora, io qua ho messo la mollica di pane con il latte. Adesso vedete, l'ho lasciato un pochetto così asciugare e lo metto qua dentro. Poi metto gli spinaci, mi raccomando, le verdure cercate di comprarle fresche, ok? E quelle che dovete pulire voi, no? Sempre queste buste. Poi pomodori secchi, quindi diamo gusto, olivette, scoccioliamo dall'olio, così, così. E già comincia ad avere un aspetto piacevole. Poi io sono un po' così esigente, tra virgolette, mi piacerebbe anche averlo un po' piccante questo petto di pollo. Quindi che facciamo? Unisco bene tutto questo prima. Bello, guardate, già è profumato. Sale, poco poco poco. Sale, ecco qua, perché ci vuole, il petto di pollo non sa di poco e di niente. E adesso incominciamo a fare delle polpette schiacciate, così si cucinano prima, sono più facili da cucinare, non abbiamo problemi per la cottura. Quindi, padella, pochissimo olio, perché già ce l'abbiamo. Poi che cosa faccio? A me piace, giusto per dargli un po' di sapore e di gusto, la cipolla, quindi così, appena appena, perché poi se dobbiamo andare a lavorare, se non è finita la settimana e tutte quante le solite storie che tutti sappiamo, ci abbiamo la possibilità di smaltirla, ok? Poi rosmarino, vai così un po', e poi incomincio subito a fare le polpette e le mettiamo. Polpette, chiamiamola polpetta schiacciata, perché sennò la polpetta è sempre quella tonda che noi ci abbiamo presente come polpetta tonda. Quindi allora, che faccio? Non ho vino bianco, non ho niente aperto, ho una birra sgassata del mio amico Massimo, la Watson Beer. Vado così, la bagno, tanto col petto di pollo sta bene. Così abbiamo un po' di liquido e non si seccano, va bene? Una bella schiumetta. Voi potete pure bagnarle col vino bianco. Questa è una ricetta per non essere tristi. Mangiamo il pollo ma senza tristezza, il petto di pollo senza tristezza, ok? Facciamoci una risata col petto di pollo. Ecco, questa è l'idea. Coperchio, chiudo. E quanto tempo? Poco, perché sono basse, noi siamo furbi, le abbiamo schiacciate appena appena 8-7 minuti e sono pronte, e così le assaggiamo insieme. Ecco, le sto girando, belle, morbidose, perché c'è il pane, il segno delle polpette, la morbidezza delle polpette dipende tutto dal pane, l'abbiamo già visto con le polpette al sugo. Quindi la percentuale sempre un 10%. Guardate che belle, bontà. E questo è il rumorino proprio del che quasi si sta attaccando, capito? La nostra polpettina schiacciata, di petto di pollo. Bello, fantastico, proprio attaccato adesso la nostra musica di Papic, grande Papic, sei fantastico. Vai così. E ora ce l'assaggiamo. La salsetta che fai, ce la metti? Ah, mi sono bruciato. Vediamo un po'. Senti un po', ah, che bella. A me piace tanto quando, ecco, ci sta l'olio, si separa dal fondo di cottura della carne. Mo assaggiamo subito. Wow. E qua, ecco qui. Ah, senti un po', la cottura perfetta, guardate. Ecco, mo arriviamo. Un secondo, aspetta, faccio finire di registrare questa puntata.
buonissime, quindi semplici. Oh, non vi fossilizzate con gli spinaci, qualsiasi verdura ci avete, barbieta, broccoletti, broccoli, qualsiasi cosa. Almeno se mangiamo un petto di pollo come si deve, più buono. Buono, buonissimo.